Buongiorno ragazze, eccoci qui per un nuovo video, video dei prodotti finiti cura del corpo e capelli. Come sempre mettiamo tutto in questa bustina della CVG e cominciamo subito. Allora ho delle cosine nuove che vi faccio vedere per primo, i campioncini che sono proprio i primi che vi voglio far vedere. Allora, qua c'è la bustina perché li metto separati. Allora, campioncini, ho terminato questo rivitalizzante levigante balsamo per gli sensibili e intolleranti, questo campioncino della Bionike, come volete chiamarla. Io lo tengo in borsetta e lo uso appunto per il viso e mi piace, ora l'ho usato anche a volte per le mani e mi è piaciuto, ne ho diversi. Poi bagno doccia, questi qua che si chiamano quando si vanno in hotel, terminato, senza infamia e senza lodi. Ho terminato, ne ho due, no una, questa maschera della Sien, una maschera anti-età e ha 3 ml, ce ne sono due, la parte di sopra devo ancora farla, è al melograno, non mi dice nulla, non mi ispira. Ho terminato questo siero riparatore per i capelli della Fito. Ci sono 5 ml, io riesco a metterlo alle punte e non è male, solo che non sono riuscita a testarlo, diciamo in maniera continuativa in modo da dare un parere migliore, perché con un campioncino su una quantità di capelli comunque non sono pochi, non si può dire più di tanto. Questi campioncini bisognerebbe averne almeno una decina. Poi ho terminato sempre della Bionike questo Triderme doccia shampoo peli sensibili e intolleranti. Io lo uso, l'ho usato per lavarmi, diciamo, la pelle, non per i capelli, senza profumo, senza glutine. Vabbè, non l'ho usato come shampoo questo qua. Allora, come bagno doccia, sì, è buono. Appunto questa cosa che mi sembra che non abbia profumi, sì, senza profumo non mi piace più di tanto, ecco, perché ha la pelle veramente sensibile, ne ho due, ne ho usati due, e è una cosa che potrebbe andare, se diciamo, se le profumazioni danno fastidio, a me il fatto che non abbiano profumazioni non mi è piaciuto molto. Poi, ho finito il mio solito pacchettino di salviettine, quelle là. Per il culetto dei bebè, sempre sono queste qui, della Baby Idratante con Aloe New Formula. Beh, Aloe qua c'è scritto. Io le compro all'Auchan, al Prix, le trovino quando le trovo in offerta, le prendo a volte qualche pacco, sono costa 1,15 euro, hanno questa chiusura che io adoro. Ce n'è 60 o 72, ora non ricordo più, perché da qualche parte le mettono, poi 72 pezzi. Qualcuno ne ha 60, ma sono un po' le struccanti. Ho finito anche queste qui che io adoro, le compro da Lilla Points, mi sa Lilla Points, Lilla Points. Da Lilla Points, queste sono free utility, sono salviettine struccanti, ce n'è 64. La profumazione è ottima, io le adoro, senza alcol e parabeni. Mi piacciono tantissimo, rimangono bagnate tutte, anzi sono belle belle che diciamo piene di prodotto. Io queste qua le tengo a Torino a casa del mio fidanzato, non compro mai quelle più piccole. Qua non le compro, ma per il semplice fatto perché ogni tanto compro sempre queste salviettine appunto per provarle, sono diverse. Lì so che mi trovo bene, so che vado sul sicuro, non vado a testarle lì che magari poi non mi struccano bene, quindi ho latte detergente, queste cose qui e là non le tengo, quindi vado sul sicuro, le compro sempre lì, hanno un costo neanche di 3 euro e sono veramente ottime e vi consiglio di provarle, ve lo consiglio perché io mi sono trovata benissimo, sono belle grandi, sono belle quadrettate, nido d'api, riescono a struccare bene, non irritano gli occhi e sono ottime, 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 ve le consiglio sempre. Più o meno un mese sì, un mese no, le vedete. Ho terminato, queste le ho terminate a Carmagnola, a casa dei miei. Sono le salviettine che si comprano al Penny Market della Today. L'unica cosa che non mi piace di queste salviettine, quelle un po' più piccole, da 25, che hanno la chiusura fatta così. E queste qua, non utilizzandole tutti i giorni, penso che andrò a comprarmele così. Ne prenderò due pacchi perché a Carmagnola Lilla qua non c'è. C'è solo questa Pone, forse lì ci sono, non lo so. Comunque io le adoro, mi piace la profumazione e
credo che me le comprerò anche qui qualche volta. E nulla, andate a provarli perché i prodotti della Penny Market non sono malvagi. Ho finito, queste qua mi sono piaciute tantissimo. Sono le salviettine struccanti del DM, della linea Balea. Io credo si pronunci così, non lo so. Queste qui, allora, scusatemi perché sono ancora un po' raffreddata. Salviettine detergenti delicate 5 in 1 al profumo di pompelmo, 25 pezzi per tutti i tipi di pelle, deterge, purifica ed elimina il trucco, resistente all'acqua. Senza alcol, dermatologicamente testato, usare preferibilmente dentro, c'è una scadenza. Vabbè, sono fatte a Bolzano e io le adoro. La profumazione è ottima, costano 99 centesimi. Io le adoro, veramente sono di pompelmo, lasciano la pelle molto fresca, sono belle grandi le salviettine, con una ci si strucca tranquillamente e sicuramente quando andrò al City Life, ma molto lontano perché ogni volta io mi rovino lì dentro, le andrò a riprendere. Ne ho presa anche un'altra con la confezione bianca, hanno un altro profumo, ora non ricordo bene perché devo ancora usarle. Comunque queste sono tra i miei top, ecco. Poi ho terminato il secondo pacchettino che avevo preso in offerta alla Auchan, dei dischetti di Ovatta Levatrucco, sono 70. Questi io li adoro perché senza l'offerta costano, c'era 2 per 1, li ho pagati circa 1,02 euro e sono fatti in questo modo. Se la luce va e viene non vi preoccupate, è normale, ogni tanto metto modalità discoteca. Sono cuciti e sono in queste due versioni, qua sono nido d'app e dall'altra parte lisci. Sono ottimi, solo che se non sono in offerta sinceramente non vado ad acquistarli, ne ho a tante altre marche molto molto buone. Deodorante Neutromed terminato, pelle sensibile, ipoallergenico, 24-48 ore, vabbè, io lo metto almeno 2 volte al giorno, ma perché a me piace comunque sentirmi sempre fresca. Roll on, io li compro quando sono in offerta, starnuto è andato via. Dermatologicamente testato, 0% di alcol, 50 ml di prodotto, non sono male, ma sto testando un altro della DM che mi piace e un altro della Neutromed, se non erro, fatto diverso da questo qua. Non è male, la profumazione appunto è buona, sa di pulito, di fresco, però non lo so, non mi ha lasciato quel wow che li compro. Poi terminati i soliti che io schiaccio in una maniera obbrobriosa, queste veline, sono le 100 veline, quelle là classiche, e vabbè, nulla da dire, sono veline. Ho terminato questo bagno doccia della Bottega Verde, Fiori di Neve, questo è vecchissimo, mi era stato regalato anni e anni or son, 250 ml di prodotto, appunto sa di Natale, di fresco, di caramellato, di zucchero filato, una goduria per la pelle, anche per, diciamo, l'olfatto, proprio buono. Io l'ho usato sia per lavarmi che l'ho messo nel, diciamo, il dosatore per le mani. Ragazzi, io gli saluti che mi sento che mi arrivano e poi vanno via, vabbè, scusatemi. Comunque non posso consigliarvelo perché non credo neanche esista più. Io Bottega Verde non ci vado mai, ho saputo anche che hanno alzato i prezzi, ma non è uno dei miei marchi in cui ultimamente vado a comprare. Non è male, non so se c'è ancora, credo, vabbè, sia uscito sotto il periodo natalizio, questo qua almeno 2 anni. Io sto facendo fuori tutti questi bagnoschiuma così che mi vengono regalati oppure omaggiati, li conservo perché li adoro e poi dico, meno 5-6 litri di bagnoschiuma fatti così anche da 100 ml più piccoli e voglio finirle. Poi ho terminato dell'Avon, questa è una versione vecchissima della confezione, 150 ml di prodotto, questa è una crema modellante per il seno, si trova così, io l'ho completamente finita, è bianca, una sensazione di fresco, non lascia la pelle che poi ha quell'effetto menta strano, è una classica crema appunto, però qua dice rivitalizzante, modellante. Vabbè, io utilizzo tutte queste creme, mi piace di più quella nuova appunto perché a volte oltre a cambiare il pack cambiano anche qualcosina e non è che era male, sinceramente io vabbè la utilizzo in maniera così sporadica che a volte dico, comunque non so dirvi più di tanto, non voglio esprimermi. Come crema io l'ho usata anche poi per finirla perché ce l'ho da diversi anni per tutto il corpo e non è male, comunque idrata la pelle.
Altro non voglio espormi perché non ho testato un mese la crema in maniera da, se sentite qualcosa è la mia lavatrice. Ultimi tre prodotti, ho terminato queste due maschere per i capelli, sempre di Avon, della linea Avon Naturals. Questa qui ha l'arancia e il frutto della passione, sono tutte e due da 125 ml, questa qua la camomilla e all'aloe. Questo qua io adoro la profumazione, mi sto mangiando la crema. Comunque adoro questa profumazione. Io vabbè, li trovo belli così puliti perché io poi sotto la doccia li lavo. E ho terminato anche questo qui, che voi sapete non mi fa impazzire, però camomilla e aloe, difatti li ho utilizzati insieme. La profumazione è buona, però comunque non mi fa impazzire, mentre l'altro lo adoro. Ho finito dopo non so quanto tempo, quasi un anno che lo utilizzavo, io sento sempre gli odori perché per me le profumazioni sono importanti. Questa crema della Ziaia, l'olio di argan, è 75 ml, è una crema per il viso, mi è stata omaggiata al Cosmoprof. E insieme a questa forse un'altra crema corpo, ora non ne sono sicura. Comunque mi è piaciuta, mi idratava molto bene la pelle, è ottima, la profumazione è giusta, non è stucchevole né tanto neutra. Sinceramente vado comunque a visitarmi il sito se quest'anno ritornerò al Cosmoprof, e penso di sì, e li farò dei danni allucinanti però vabbè, sicuramente vado a ricercarmi lo stand della Ziaia. Comunque proverò a contattare l'azienda per vedere se c'è appunto possibilità di comprare online un catalogo o altri prodotti, perché non ho mai visto questo marchio oltre che utilizzare questa crema. L'ho sentito parlare tantissimo anche da Cristina, se non erro, Love for Makeup 92, che ha parlato di qualche crema, mi pare, della Ziaia, però non so se crema corpo o altro. Comunque vado a informarmi un attimino sul sito e sicuramente se tornerò al Cosmoprof andrò a cercare lo stand. Questi sono tutti i prodotti che ho finito in quest'ultimo periodo di cura del corpo e capelli. E io ho notato che ogni tanto mi si taglia il mento, ma ho posizionato la telecamera in una maniera particolare perché appunto c'è una luce un po' orrenda oggi. E nulla, volevo anche dirvi questa cosa, ragazze. Non so chi di voi andrà al Cosmoprof, e io sicuramente se andrò al Cosmoprof andrò nei giorni domenica e lunedì, quindi gli ultimi due giorni, appunto perché lunedì si può anche acquistare qualcosina, è giusto per non farmi mancare i miei danni. E non so se qualcuno riusciamo a incontrarci, a vederci, mi farebbe molto piacere. Ora non so, ho visto Jessica che ha scritto che andrà al Cosmoprof, che ha il canale qui da Russian Tati, io lo pronuncio così, spero che sia così perché io con le pronunce sono penosa. E non lo so, magari ci si riesce anche solo a stringerci la mano, visto che siamo sempre, ci sentiamo sempre così online su YouTube, ma mai di persona, magari riusciamo a berci anche un caffettino, ecco. E nulla, fatemi sapere, mi piacerebbe tanto. È una cosa che ho sempre pensato un giorno di fare, magari incontrare qualcuno di voi, mangiarci una pizza e parlare di make-up dalla mattina alla sera, sarebbe carino. Vabbè, eccetto questo, chiudiamo parentesi. Vi mando un bacione, ragazzi, al prossimo video.